Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e oggi vi parlo di Godox. Vi ho già parlato in un video precedente del nuovissimo R1, prodotto premiato Tip Awards nel 2020. Prodotto con delle caratteristiche veramente interessanti, ma non è uscito solo questo di prodotto Godox compatto, sono usciti almeno questi tre prodotti che vedete. Quindi oltre all'R1 anche l'M1, che lo vediamo in questo video, e anche al LED flash, che lo vedremo in un prossimo video. Anche l'M1 come l'R1 è un prodotto che ha un CRI veramente alto, parliamo di un 97, non più di un 98, ma ha una potenza in termini di watt notevolmente superiore. Contro i 5 watt dell'R1 abbiamo 13 watt. Anche questo ha una batteria interna, ovviamente, e si carica con l'USB-C come vi ho fatto già vedere nell'R1. Vediamo quindi prima di tutto il contenuto della confezione. Spostiamo l'R1 e guardiamo l'M1. Anzi, prima di aprirlo, guardiamo anche la scatola. Quindi già da questa scatola noi vediamo un qualcosa di interessante e di diverso dall'R1. Benissimo, aperta la scatola, anche nell'M1 notiamo questo. Quindi vediamo che anche questo è un prodotto che ha effetti simili a quelli che già vi avevo spiegato nell'R1. Ovviamente tutti i vari manuali e garanzie. Il prodotto sembra un telefono. Infatti la dimensione è molto simile a quella di un telefono. Il prodotto, dopo vediamo come funziona, continuiamo ad aprire la confezione e troviamo all'interno, in questo caso, tre scatole contro le due dell'altro prodotto. Apriamole tutte e tre e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, in una ci troviamo una interessante e comoda sacca di trasporto, quindi io posso prendere l'M1 e trasportarlo senza il rischio di andare a rovinare la matrice dei LED, ma anche la matrice LCD di dietro. Poi troviamo, apriamo la scatola più piccola, USB-C per poterlo caricare, apriamo la scatola più grande e cosa troviamo all'interno? Troviamo una brugola per poter agganciare meglio, vi faccio vedere dopo che cosa, e il solito innesto per poter agganciare il prodotto sopra una fotocamera, uguale a quello dell'R1. Entriamo quindi nel dettaglio del prodotto stesso. Il prodotto come appare? Appare un rettangolo con una matrice di LED, di dietro il monitor a cristalli liquidi con le informazioni, di sotto vite 1/4 per poterlo agganciare direttamente sopra la camera in maniera centrale o sopra un treppiede anche, quindi potete tranquillamente agganciarlo sopra il treppiede. Da questo lato abbiamo il pannello con la gestione, quindi le varie rotelle, i pulsanti di gestione, di operazione che vedremo che sono molto simili a quella dell'R1. Nell'altro lato troviamo l'ingresso USB-C per poterlo alimentare e il pulsante di accensione e spegnimento. Di qua invece troviamo una cosa originale che effettivamente ha solo questo prodotto, cioè un sistema di rotazione della illuminazione stessa veramente originale. Quindi io che cosa posso fare? Vi faccio vedere da qua. Io posso prendere e ruotare questo, ma posso anche, oltre a ruotare quel braccio, ruotare anche un secondo braccio. Quindi io mi posso trovare il sistema agganciato in questo modo. Come si aggancia dopo? Una cosa molto bella di questo braccio è che ha, vediamo se riesco a farvelo vedere, vite 1/4 e vite 1/4 anche dalla parte opposta, che quando è chiuso blocca anche questo movimento del braccio. Ma io ho anche in questo punto, quindi nel punto finale, delle innesti vite 1/4, non solo uno. Notate che c'è 1, 2, 3, 4, 5, quindi ho 5 innesti vite 1/4. Quindi, come notate, ha la possibilità di andarlo a installare nella posizione che preferiamo, quindi lo vogliamo tenere così, lo vogliamo tenere così, lo vogliamo agganciare, quindi si può ruotare e soprattutto si ruota a 360 gradi. Perché la brugola? Perché man mano che si ruota potrebbe capitare che i meccanismi di blocco si vadano un pochino a allentare, quindi in questo modo possiamo ritornare a renderli chiusi come sono prima. Vediamo a questo punto nel dettaglio come funziona questo prodotto e accendiamolo. Pulsante di accensione. Proviamo ad accenderlo direttamente da qua, benissimo, e vedete la luce. Vedete già, rispetto all'R1 del video precedente, che vi posto il link qui sotto, che è drasticamente più potente, quanto mi sta bruciando la mano. Caliamo l'intensità, ok, mettiamola al minimo, e anche qua comunque vediamo che ha tanta potenza. Da dov'è che vado a gestire il tutto? Da qua. Quindi io da qua vedo tutti i vari parametri che sto governando da questo punto qua. Quindi io
da qua ho l'intensità e vedete la mia mano che si illumina di più o di meno e anch'io che mi brucio. Vedete anche la temperatura colore, è molto calda, sempre 2005 la più bassa temperatura colore, e man mano che va avanti vedete la mano che diventa sempre più fredda e arriva fino a, come vedete dal video, 8500, quindi anche questo ha una temperatura colore variabile veramente molto alta. Che cosa posso fare anche? Quindi con la rotella di sopra cambio l'intensità, vedete che cambio l'intensità, rimettiamola al minimo, da 0 a 100 sempre va, con la rotella di sotto cambio la temperatura colore, quindi vado da 2005 fino a, vedete la mano diventa sempre molto più fredda, fino a 8500. Premendo il pulsante non succede niente perché siamo nella modalità del bianco. Il pulsante di mezzo invece, che trovate qua, quando lo premiamo va a inserire e a gestire il colore, quindi ci troviamo, come vedete dal monitor, il colore a cui siamo, che lo possiamo andare a cambiare di intensità sempre con quello sopra, come vedete dalla mano che mi si sta bruciando, o anche io che mi sto bruciando e abbagliando, rimettiamola al minimo. Posso andare di qua invece a cambiare il colore percepito, quindi giallo, verde, ciano, blu, tutti i colori, ho 360 step diversi. Anche qua, arrivato in fondo a 360, mi passa automaticamente a 0. Eccomi qua, benissimo. Ok, che cosa posso fare? Se premo il pulsante di sotto, io vado a selezionare non più il colore, ma se vado a ruotare, vado a selezionare la saturazione, quindi notate che la mia mano adesso è bianca e adesso sta diventando rossa, quindi mi permette di andare a cambiare la saturazione. Questo lo si può fare in tutti, quindi uguale all'R1. Ripremiamo il pulsante e ci troviamo dentro ai soliti effetti. Partiamo dal primo, quindi il primo effetto teniamo l'intensità al minimo, se no mi abbaglio. Che cosa posso fare? Anche qua ho modalità ciclo 1, ciclo 2, e ciclo 3. Poi mi posso spostare, andiamo al 2, quindi alla modalità 2 ci troviamo sempre il flash con lampeggiata di tipo 1, lampeggiata di tipo 2 e lampeggiata di tipo 3. Ritorniamo all'1, andiamo avanti e poi ci troviamo l'effetto laser. E come vedete mi cambia l'effetto, e anche qua mi va a cambiare premendo ancora il pulsante 1, 2 o 3. Ritorniamo alla modalità 1. Andiamo avanti. Dopo abbiamo temporale, tempesta. Quindi effetto 1, effetto 2 e effetto 3. Ritorniamo e andiamo avanti. Dopo ci troviamo la lampada rotta. E questo è l'effetto che ne risulta. Modalità 2. Cambia sicuramente la modalità, bene, e modalità 3. Ok, andiamo avanti. TV, vedete che cambia l'intensità, modalità 1, modalità 2, cambia in velocità diverse, modalità 3 cambia ancora in velocità diversa. Poi candela, candela intensità 1, intensità di tipo 2 e intensità di tipo 3. Poi incendio, fiamma, fiamma di tipo 1, fiamma di tipo 2, fiamma di tipo 3. Ok, andiamo avanti. Fuochi d'artificio di tipo 1, fuochi d'artificio di tipo 2 e fuochi d'artificio di tipo 3. Andiamo avanti. Auto della polizia, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Andiamo avanti, auto dei pompieri, rosso e bianco, quindi non più rosso e blu, di tipo 1, di tipo 2, tutto rosso molto più veloce nel lampeggiare, di tipo 3, tutto rosso lampeggiante costante. Ambulanza, blu e bianco, tipo 1, tipo 2, blu lampeggiante molto più velocemente, tipo 3, blu costante lampeggiante. Andiamo avanti, musica, se io non parlo non succede niente, se io parlo
quindi immaginate che ci sia la musica, ovviamente parte e va a tempo, tipo 1 e tipo 2, con delle intensità e delle variazioni di colore diverso. Andiamo avanti, SOS. E questo era l'ultimo dell'R1. In realtà l'M1 ha un ulteriore effetto, che è una durata di 60 secondi dell'illuminazione. Quindi io ho un timer, accendo, mi va al massimo per 60 secondi, mi sto bruciando praticamente, quindi è un timer. Terminati 60 secondi si azzera. Ok, poi quando arriva la fine si spegne. Benissimo. Questo quindi è l'M1, prodotto molto simile all'R1 in termini di performance e di caratteristiche, ma con a tutti gli effetti delle sue caratteristiche uniche. Cala di un punto il CRI rispetto all'R1, però ha più del doppio della potenza. È un rettangolo, quindi è ancora più potente, ovviamente molto più diffuso, ho una modalità diversa di visione del monitor, quindi ancora più grande, e soprattutto la caratteristica che lo rende unico è questo braccio, che è veramente originale, multifunzione, e mi permette di utilizzarlo con la massima versatilità, questo prodotto, sicuramente in ambito video, quindi immaginiamo un videomaker, chi deve intervistare, eccetera, ma anche in ambito fotografico per fotografia ravvicinata, dettagli, macro, still life, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo che l'M1 è già presente sul mercato, è già disponibile presso i rivenditori autorizzati italiani dei prodotti Godox, che distribuiscono il prodotto importato da Toscana Photoservice, che vi posto qui sotto il link. Vi ricordo e vi chiedo di comprare dai rivenditori italiani per alimentare l'economia italiana. Vi ringrazio ovviamente di aver visto il video fino alla fine. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace nel video stesso. Se avete dubbi o domande, non esitate a scrivere commenti, vi risponderemo quanto prima e vi daremo tutte le delucidazioni del caso. Vi ricordo che se siete interessati a seguire i nostri contenuti potete iscrivervi al canale abilitando la campanellina. Inoltre potete anche seguirci sul nostro magazine online universofoto.it, dove giornalmente escono articoli sul mondo della fotografia. Vi ringrazio di nuovo amici e ci vediamo al prossimo video.